siamo all'interno della chiesa di San Giovanni e Reparata in questa bella mattinata di maggio e ci preme dare uno sguardo alle nostre spalle, dove in alto c'è una finestra che illustra il battesimo di Cristo da parte di San Giovanni Battista, e questo la dice lunga sul nuovo impiego della Chiesa dopo l'VIII secolo, quando il Tempio assunse il ruolo di battistero della cattedrale. Subito sotto un'altra aggiunta tra il 600 e il 700 è l'imponente organo molto ben decorato, che ovviamente è un frutto della musicalità e della cultura del 600-700. Come si regge l'edificio di Santa Reparata dal 1200 ad oggi? Si regge su 5 colonne per navata più 2 pilastri all'altezza del transetto. Le colonne sono tutte lisce tranne 3 che sono scanalate. Queste colonne sono state evidentemente prese da qualche altro tempio o vicino o lontano e portate in città per essere adibite al sostegno del tetto della chiesa. Quasi al termine della navata di sinistra c'è la cappellina dedicata a Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dell'ordine dei Gesuiti, la famosa Compagnia di Gesù. La dedicazione è stata importante in quanto nel tempo dell'edificazione, circa il XVI-XVII secolo, i gesuiti erano impegnatissimi nella difesa e nella propagazione della fede nel mondo. Ci troviamo sempre nella navata sinistra, accanto a un sarcofago che in un qualche modo è un dono di Sant'Ignazio, in quanto è stato rinvenuto quando il priore decise di dedicare uno spazio a Sant'Ignazio stesso, facendogli la cappella che abbiamo appena visto. Questo sarcofago fu trovato incompleto di coperchio e risalente, almeno dalle decorazioni ad alto rilievo che sono sulle fiancate, risale alla seconda età imperiale, praticamente secondo secolo dopo Cristo. Abbiamo conosciuto già lo sguardo di Matilde di Canossa. Questo è un ulteriore omaggio alla famosa contessa, molto titolata, in stile che richiama il gotico. È il monumento funebre alla contessa Matilde di Canossa, monumento che non contiene alcuna spoglia della contessa, quindi è chiamato tecnicamente cenotafio. Nella parte alta del lato meridionale del transetto spicca la bella vetrata che chiude un oculo che illumina il transetto stesso. L'immagine è quella del martirio di San Giovanni. Vediamo il giustiziere con la spada levata e il santo nel suo ultimo istante di vita. Notiamo anche in alto, a consolazione del dolore, il bel soffitto a cassettoni che orna da molti secoli la parte alta di tutta la chiesa. Nella parete di occidente, del lato nord del transetto, un bel affresco con un colloquio divino tra Maria, Santa Caterina di Alessandria e San Nicola, che avevamo già conosciuto. Mentre nella parte destra rappresentati tre santi, Genesio, Sebastiano, il quale stringe le frecce, e Santa Barbara, che tutela un edificio. Sotto i miei piedi l'inizio della zona archeologica, ricca di ritrovamenti, tra i quali venne ritrovata quest'urna che ora è dietro l'altare ed è
utilizzata per contenere alcune reliquie di San Pantaleone. Pantaleone, grande medico di Nicomedia, Turchia. Nicomedia è a pochi chilometri da Istanbul. Venne martirizzato all'inizio del III secolo e il suo nome, Pantaleone, può essere analizzato da due punti di vista. Uno, più normale, vuol dire pienamente leone. L'altro invece, scomponendo variamente le due parole greche, significa compassionevole con tutti. Abbiamo in vicinanza il terzo fonte battesimale, usato dal 500 in avanti. Dice una scritta che in questa vasca fu battezzata la beata Barbantini. Nella lunetta un affresco richiama il battesimo di Cristo, affresco che era stato coperto con l'altro più recente, sempre con lo stesso tema, il battesimo di Cristo. Uno sguardo al catino dell'abside, il quale illustra in pregevole affresco una visione integrale dell'Annunciazione di Maria. Infatti, dal livello inferiore in cui l'angelo entra in contatto con Maria, si vede in alto l'Eterno tra le nuvole e gli angeli. Siamo ora sul piano più elevato accessibile al pubblico del campanile di Santa Giovanni Reparata e diamo uno sguardo ai quattro punti cardinali. Cominciamo dall'est e vediamo ancora la fiancata di San Martino, che avevamo già conosciuto dal suo campanile, e in basso la bella visione della fontana del Nottolini. Sul lato sud delle finestre del campanile vediamo una piccola frazione della passeggiata delle mura di Lucca, ornata dagli alberi con le foglioline appena messe. I tetti sono una poesia. Dalla finestra ovest vediamo il famoso libro che fa parte della Basilica di San Michele. L'arcangelo quindi è in una visione di spalle e si vedono le sue poderose ali. Più a sinistra invece, tenue nella sua presenza, il piccolo campanile della chiesa di San Paolino. Dalla finestra nord del campanile vediamo in primo piano la Torre delle Ore, il suo orologio purtroppo è fermo, ma la sua banderuola segnavento funziona benissimo. L'ultimo vento robusto proveniva infatti da ovest. Accanto, più in basso, il piccolo campanile della chiesa di San Cristoforo, mentre sullo sfondo il poderoso campanile ornato di bifore, trifore, quadrifore di San Frediano. In fondo alla nostra visione i monti che incalzano l'Appennino. Ci affacciamo sempre dalla finestra nord, possiamo godere della parte più alta della cupola del battistero, cupola ogivale a quattro vele, che termina con la sua lanterna. Qui ci corre l'obbligo di segnalare ai responsabili della manutenzione che un ospite vegetale abusivo si è radicato sul tetto della cupola. Bisogna che il giovane ciliegio abbia vita breve, altrimenti farà danni. Con questa immagine terminano i video dedicati alla prima cattedrale di Santa Reparata e poi San Giovanni Battista.